Finisce tra forti polemiche la gara tra Torrese e Spoltore, terminata 2-1 per gli ospiti. È duro infatti l'attacco della dirigenza giallorossa nei confronti del direttore di gara Federico Masilunas di Pisa. Ascolteremo nell'ordine l'allenatore Luigi Narcisi, il direttore generale Luca Mazzagatti e il presidente Domenico Rondolone. Sono 5 partite che obiettivamente tutti quanti gli episodi ci vengono contro. Quando incontri una squadra forte, giocare quindi 14 contro 11 è difficile. Oggi è successo di tutto ed è scandaloso, ma mi assumo le responsabilità di quello che dico, perché sono degli arbitraggi scandalosi e non penso che in un'intervista io e i miei colleghi ci lamentiamo perché siamo scemi tutti quanti. Penso che effettivamente qualcosa che non vada ci sia. Siccome chi deve giudicarli, non sta a me giudicarli, dice che invece sono perfetti, va bene, prendiamo atto di questa cosa, ma per me non è così assolutamente. L'ultima situazione, che è veramente clamorosissima, perché ha ammonito l'arbitro 2 volte il numero 10 dello Spoltore, una volta il primo tempo per un'entrata da dietro su Puglia dove ha preso l'ammonizione, è stata l'unica volta che lui ha ammonito un giocatore avversario nei confronti di un intervento duro nei confronti di Puglia. Il secondo tempo, mentre stava battendo un calcio d'angolo, stava perdendo tempo perché stava vincendo, è chiaro che perde tempo, gli mostra il cartellino per il secondo giallo e non le spelle. Ha domandato a Segnalini, perché il 10 era girato di spalle, che numero c'ha. Segnalini ha fatto 10, chiaramente, si è visto chiaramente, quindi doveva essere espulso. Oggi a fine partita siamo andati lì a chiedere spiegazioni su questa cosa, ha detto che aveva ammonito il 9 quando il 9 sta in area a aspettare il calcio d'angolo, perché di mestiere fa il centravanti, non fa quello che batte i calcio d'angolo. Questa è una partita da rifare, perché non può essere che un giocatore viene ammonito e poi l'arbitro mi dice non è il 10 ma era il 9, il 9 sta al centrocampo, come il 10 nostro è stato espulso e poi richiamato in campo. Queste sono decisioni che non vanno bene per noi come società. Io pubblicamente da questa emittente chiedo un incontro con tutte le società e con il presidente degli arbitri, perché è inutile che noi diciamo aiutiamo, aiutiamo, aiutiamo. Come facciamo ad aiutare questi personaggi? Questo è il pensiero della dirigenza. La cronaca ci racconta di una partita vibrante nei primi minuti di gioco. Al 7° è lo Spoltore che si rende pericoloso con il tandem Sanchez-Grassi, quest'ultimo va al tiro a distanza ravvicinata ma Bruno devia in angolo. Al 10° però la Torrese a passare in vantaggio con Carosone di testa che si trova tutto solo in area ad azione di rimessa, con la difesa dello Spoltore non esente da colpe. Passano 3 minuti però e lo Spoltore viene concesso un calcio di rigore per un tocco col braccio di Mariani in area, che viene anche ammonito, ammonizione che come vedremo gli sarà fatale. Dal dischetto trasforma Capitan Di Camillo e lo Spoltore perviene al pareggio. La Torrese non ci sta e prova a reagire, ma le azioni degne di nota latitano. Al 34° però Carosone con un lezioso colpo di tacco colpisce la traversa. Davvero pregevole il gesto tecnico del numero 9 giallorosso. Finisce qui il primo tempo. Nella ripresa la gara si avvia su ritmi blandi. Per lo Spoltore le azioni più pericolose sono sulla fascia con i soliti Nardone e Grassi, ma non producono il frutto. Al 18° però lo Spoltore passa in vantaggio da azione di rimessa e Sanchez il più lesto ad infilare la rete su respinta corta della difesa giallorossa. Nella Torrese accusa il colpo. Comincia il valzer dei cambi, al 26° viene espulso Mariani per somma di ammonizioni e la gara inevitabilmente si incattivisce. Allenatore della Torrese, Narcisi, viene allontanato per proteste. La partita finisce qui, tra le proteste per la direzione arbitraria che avete ascoltato poc'anzi. Per lo Spoltore 3 punti preziosi in ottica playoff che lo proiettano a più 5 della Torrese. Per la squadra di Narcisi però nulla è perduto, ma si dovrà resettare la gara odierna e provare a ripartire subito dalla prossima gara con l'Angolana.